Buongiorno a tutti. Oggi nuovi arriviscini. Questo è il mio penultimo ordine, credo, perché poi ho preso cosettine per l'arredo di casa. Questo dovrebbe essere le ultime cosettine del mio bullet journal e qualche cosina di Halloween. Proseguiamo, vi faccio vedere le mie cosine. Iniziamo subito con una splendida felpa di Halloween. Quest'anno ci teniamo a fare una diretta, una live della settimana di Halloween, mettendo questa splendida magliettina che adesso vi faccio vedere. È meravigliosa, meravigliosa. È innanzitutto molto felpata, molto garzata, non so se riuscite a vederlo. Ha una spalla cadente e ha questa splendida zuccona nel centro. La manica è lunga, ben fatta, ben rifinita, è spettacolare. Il prezzo non lo ricordo, ma mi ricordo di averlo preso in straofferta. E ho detto, ah sì, quest'anno ci facciamo questo regalo. E ci facciamo una bella live di tutto tema e sono strafelice. Poi proseguiamo con Halloween sempre. Ho preso il cerchietto con i teschietti, molto carino. Il materiale va bene, è scadente, il materiale è proprio quello che è. Però chi se ne frega, è una serata. Poi era così, perciò sarà molto carino. Anche questo l'ho pagato veramente pochissimo, ma non rammento il prezzo. Vi metterò tutti i prezzi in sovraimpressione. Hanno i teschi come la festa di Los Muertos in Messico. Bellissimo, e l'ho preso e lo metterò in coordinato con la felpa. Stesso coordinato, ho acquistato questi, ve li farò vedere dati. Sono dei guantini dark, li userò soprattutto per il mio diario, per il bullet journal. Eccolo qui. Carino, vero? È adorabile, troppo. Dark chic, li metterò senz'altro nel periodo di Halloween e poi anche per fare il mio bullet journal, sempre nel periodo di Halloween. Carini. Questi pure prezzi proprio irrisori, penso 1 euro l'ho pagati. Sempre in tema Halloween, una cosa stracarina. Questa splendida lanternina che illumina, è bellissima con la luce tremolante. E anche questo qua lo utilizzerò per fare il mio bullet journal. Molto carina, di qua e di qua sono uguali. Vedete la luce? È stupenda. Poi, nel caso, ci metterò la linguetta protettiva per le batterie, per non farle consumare, perché ci vanno 3 batterie dentro quelle tonde. Già fornite nel prezzo, ma c'è ancora più conveniente. Allora, proseguiamo. Questo sempre il tema Halloween, ormai continuiamo il tema Halloween. Ok, sono due cuscini, due federe fodere per cuscini. Uno è un classico testone di zucca, molto bello, lo volevo proprio così, un bel testone di zucca, che mi servirà per decorare la casa il giorno di Halloween. Farò questo e metterò la tela e basta, perché non è che devo fare grandi cose, giusto per creare un po' di atmosfera. E questa qui è ancora più carina, guardate che carina, molto bella, con le streghe, i pipistrelli, le zucche.
E questi qui non vedo l'ora di metterli sul mio divano nuovo quando arriverà il periodo di Halloween. Siccome arriverà il divano e saremo in prossimità di Halloween, avrò due cuscini da mettere in tema. Allora, penso che il tema Halloween è finito. Allora, incominciamo da oggetti molto particolari. Queste qui sono maniche che servono per quando ti inquadri solo le mani, e siccome ha un effetto polsiera molto vintage, mi piace l'idea di adoperarlo quando faccio il bullet journal. È un manicotto con la manica sbuffo, vi faccio vedere, si indossa tranquillamente, non la indosso tutta, però vi faccio vedere. Si mette la parte più lunga dove c'è la mano. Oddio, così però è un po' bruttino perché si vede la cucitura, no? Direi di metterla giù. La indossate fino a dove volete voi, eh? Io ce l'ho fino al gomito, vedete? Ce l'ho fino qua al gomito. E questa qui è un manicotto carino, mentre che incolliamo, facciamo, tagliuzziamo, abbiamo questa manica elegante, molto vintage. E trovo carino anche questo, per esempio con un bel anellino. Fa tutta un'altra cosa, decorare con questo piccolo cosettino in più. Come l'ho visto, me ne sono innamorata, anche perché devo mostrarvi dove io prendo spunto, diciamo, dove io prendo spunto per il mio bullet journal, un po' su Instagram e su TikTok. Devo ammettere, TikTok ci sta una marea di cose. E su alcuni video su YouTube. Ok, queste qui sono sempre dei guantini stile vittoriano, diciamo. Metto sempre la mano sinistra per non sbagliarmi. No, questa mano destra era questa, quella giusta. Va bene, ciao Miriam, complimenti. No, era giusta quell'altra, ma oh. Ok, c'è qualcosa che non va. Sono due. Ah, ma hanno due mani destre. Sono. Ah, no, no. Basta sistemarli. Ok. Facciamo sempre per esempio con l'anellino. E è molto carino. Fate le cose con un guantino vintage molto carino, fine 800, diciamo. E l'ho voluto prendere anche questi, ma tipo 1 euro. Ho giusto, ecco, da rifilare questi spuntoni che escono, però direi che è proprio carino, proprio proprio carino. Si può infilare ovunque, pensavo fossero due mani destre e invece hanno un taglio unisex, come si dice, ambodestro. Ah, questo lo levo perché tanto comunque tutte cosettine che devo sciacquare. Allora, questo, l'unico pezzo che mi è arrivato da AliExpress, ve lo metto a parte. Ed è si può chiamare un rosone, dove io farò del decoupage sopra e lo voglio mettere poi attaccato al muro. Voglio fare una cosa carina, stile barocco, tra virgolette, ma non è proprio barocco. È in legno lavorato, fatto molto 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 bene. Da AliExpress mi mancava solo questo. Proseguiamo con sempre Shein. Arriviamo tutto al necessario. Il timbro. Molto carino. Settembre, boh, mettiamo la data che siamo oggi. Non me lo ricordo assolutamente, il 18. Dovrei provarlo, ma penso che si veda bene. Ecco qua, vedete il 18, mettete sull'inchiostrino e tic, ci avete il vostro timbro con la vostra data. Questo andrà così. Viene tolta dalla scatola e verrà appoggiato così e rimarrà sempre in ordine.
Molto carino, l'ho trovato proprio carinissimo. Qui non c'è nulla di speciale, scritto, perfetto. Dice semplicemente come impostare la data. Proseguiamo. Con tutto il necessario per il bullet journal. Incominciamo con centrini simili a quelli che ho già preso. Eccoli qua, un po' più piccolini di quelli che ho già preso. Belli belli, hanno questa carta un po' ruvida, molto belli per quello che li ho ripresi, solo che questi qua hanno una misura leggermente più piccolina. Ecco fatto. E uno. Poi questi sono quadrati e sono la stessa cosa, ma quadrati. Sono stracarini anche questi. Ci dovrebbero rimanere i tondi. No, credo che questi qua siano di AliExpress. Qualcosa di AliExpress mi era arrivato, sì. E vabbè, li ho mischiati nella massa, non fa niente, perché tanto hanno poche cosucce. Quello è più quello che devo farci il decoupage. E questi qui sono quelli di tondi, guardate che belli. Questo è spettacolare. Guardate. Sempre di quel materiale un po' ruvidino e un po' poroso. Mettiamo tutto qui nella scatolina, così sta tutto in ordine. Proseguiamo con questi qua, l'ho presi sicuramente da Shein perché mi sono piaciuti tanto e li ho ripresi. Non sono della stessa sono della stessa categoria ma con fantasie diverse, e questi qua dovrebbe essere tutte floreali. E sono praticamente dei francobolli timbrati ma con il timbro dorato, ed è bellissimo, molto carino, mi piace tantissimo. Adesso li sistemo qua, poi stasera con tutta tranquillità me li sistemo tutti nei cassettini. Qui invece cosa abbiamo? Cartoline o buste da lettere? Vediamo un attimino. Qui cosa abbiamo? Bustine da lettera, molto carine, molto carine. Le adopererò senz'altro anche questo per fare bullet journal. Con un po' di fantasia si riesce a far tutto. Queste le lascio sfuse perché mi ci troverò meglio. Ho ripreso anche questa latta. Ce n'ho già un'altra, sarà è di fantasia diversa. Quell'altri erano fiori, questi dovrebbero essere tutti i tipi di funghi. Bellissime le immagini, poi sono stupende. Queste qua sono quelle satinate. E faremo del bullet journal tema autunnale, senza contare che le latte sono fatte carine e sono belle. Ah, questo qui non ha nulla di vintage, non ve lo tiro neanche fuori, però sono tutte zampettine, gattini, è per il mio, per la mia Midori, insomma mia personale, e sono dei piccoli adesivini per me, ecco, ma questi qua ci stanno sia dietro che questi qui che si attaccano trasparenti. 80 pezzi, perché ci stanno anche dentro e ho trovato che sono proprio carini, però questi qua è per il mio privato, insomma, perché la mia agenda è vintage. Allora, sì, sono convinta che i pizzi che ho preso sono di AliExpress, perché avevo ordinato anche questo. Questo l'ho aspettato veramente da tanto, è stato uno dei miei primi ordini. E sono praticamente le cornicette. Guardate che bella questa. Questa è la fantasia che mi piace di più. Le cornicette sono incartate molto bene in maniera delicata.
Molto molto carino anche questo. Allora, proseguiamo. Ah, come ho detto, ho fatto una riserva di questi qui perché a 1 euro convengono, perché ho preso tutte le qualità che c'erano. Questa è carta sempre sul beige, non bianche, perché a 1 euro quando in realtà costano veramente tantissimo. Mi sono fatta una piccola riserva, così sto a posto per un bel po'. Poi proseguiamo andiamo ai soliti cartoncini adesivi. Dovrebbero essere tutti i fiori su Nil rosa, perché sono intenzionata a fare anche qualche cosa solo rosa. E infatti, guardate che meraviglia, tutti i fiorellini rosa e salmone. Sono intenzionata pure a fare dei temi in base ai colori. Però vabbè, a me il rosa piace, per forza l'ho preso rosa, 70 centesimi mi sembra. Rosa sono andata sul sicuro, sugli altri colori rimedio quello che ho, però sul rosa non mi è dispiaciuto comprarlo. Questo qui invece che cos'è? Che non me lo ricordo. È un altro timbrino. È proprio perché mi è capitata sempre la torta. Mi ritrovo con due torte. Ecco, questa qui è la cosa. Peccato de Shein, che ti arrivano le cose casuali. Non puoi prenotare, diciamo, l'immagine che tu ami. E io la torta già ce l'ho, mi scoccia, però non è che vado a fare il reso, per questo lo regalerò a qualcuno. Un po' distrutta la scatolina, abbiamo altri fiori. Io adoro i fiori, se capito. E queste qui sono tutte viole di Pansè, infatti. No, non sono solo Pansè. Ci stanno. Questa non so che fiore è, sinceramente. Mi trovo in difficoltà. Le margheritine, le rose essiccate. Queste sono rose canine. Molto belle. È scritto tutto in cinese, perciò non sapremo mai per l'esattezza che fiori sono. Però i fiori sono sempre utili. Un altro a... No, guardate che bella questa confezione. Con gli orsettini piccolini. Questo lo farò al tema Natale. Natale. Quando arriverà Natale, anche per San Valentino, perché per esempio c'è I Love You. Poi sono cose che anche nella mia Midori utilizzerò. Guardate che spettacolo. Guardate che belli. Anche la mia Midori, insomma quella personale, adopererò. Stessa marca comunque del coniglietto. Speriamo non mi è arrivato un altro coniglietto uguale, perché anche questo purtroppo è casuale. Eh no, sono arrivati anche questi coniglietti, però non sono uguali. Ah no, non sono uguali, guardate che carini. Beh, questi sono molto estivi, primaverili, saranno adatti per Pasqua. Oh, guardate questo che si nasconde dietro il fiorellino. No, vabbè, molto delicato, molto primaverile. Questo sarà proprio per decorare la mia agenda in primavera. Non li rimetto proprio bene a posto perché li rovinerei. Ho preso questa del 2022, è una piccola miniatura, ma mi è piaciuta subito. Ah, se magari, ecco, mi è piaciuta subito. Guardate che carina. 75 centesimi anche questa. E la voglio mettere nella mia scrivania che poi vi farò vedere. Solito si apre così. Se ce la faccio, non ce la farò mai. Allora si apre così, si piega bene, magari non alla cavolo del cane come sto facendo io. Deve essere stretta un po' meglio. Comunque è così, molto carina, mi piace tanto. Perché non rimane, scusami, eh?
Perché non rimane? Devi rimanere. E io ci metterò due adesivini, così regge ancora meglio. E voi girate i vostri mesi. Sì, senz'altro va un po' rinforzato qua. Boh, adesso lo lascio così e va bene. Un'altra piccola cosettina carina. Anche questa è straofferta. Ed è una penna. Si gira per far uscire. Per far uscire l'inchiostro, insomma, la mina, non so come si può chiamare. È molto carina, però non ha nessun tipo di tappo né niente. Va bene, non fa niente. Sarò un po' più attenta nell'adoperarla, ma è molto molto carina. E voi non sapete cosa ho trovato, a proposito di penne, ho trovato il calamaio con le penne. Proprio quelle antiche di mio nonno, e lo adopererò con l'inchiostro che ho, lo adopererò per fare un bullet, diciamo un journal un po' particolare. Lo dedicherò a mio nonno che suonava il violino, perciò cercherò di trovare tutto ciò che riguarda strumenti musicali, danza, musica, e lo dedicherò a mio nonno André e scriverò, se ci riesco, in francese, se mi ricordo qualcosa, delle parole per ricordarlo con le sue penne. Sono contentissima. Qui abbiamo block notes, che non sono block notes, sono fogli memorandum. Sono dei fogli, dei post-it. Mezzi strappati, sbrodolati, accartocciati per finta. E vedete, questi qui sembrano tipo accartocciati e sono carinissimi. Ormai c'è veramente di tutto e di più per cifre irrisorie, veramente. Anche se me lo dare una calmata, infatti mi arriva l'ultimo ordine, che non c'è niente di questa roba qui, solo arredo casa. E mi manca giusto qualche cosa da AliExpress. Poi basta, mi do una regolata e aspetto Natale. Farò le spesucce di Natale. Allora, questo è un bellissimo, bellissimo segnalibro. Voi mettete la vostra fogliolina nella pagina e esce fuori. E esce fuori questa pallina con questo fiorellino. Lo trovo molto delicato e lo metterò nel mio diario, quello, non quello che adopero io, ma quello che mostro a voi, perché è proprio in tema, è proprio bello, bello. Sembra un mini gioiellino. Adesso lo lascio qua. Anche questo tipo vintage, stessa cosa, è un piccolo centimetro. Anche questo qui arriva fino a 10 centimetri con un fiore incastonato. Molto carino. Con sempre fiorellini in rilievo e serve per strappare, misurare, prendere distanze. Trovo che sia molto carino. Questa volta l'ho scelto verde, non era casuale, l'ho scelto proprio io verde perché ho la scrivania verde. E poi vi farò vedere. Per ultimo, e non per non importanza, questa cartellina qui che me l'hanno regalata. Questa me l'ha regalata, non so per quale motivo, io gliel'ho pure detto per gentilezza e correttezza. Io ho scritto: guardate che mi avete mandato un articolo in più, anche perché comunque è un po' rovinato, però chi se ne frega, io per mettere le cosettine mie lo adopero. Una cartellina è sempre utile. Qui ti ringraziano, sempre AliExpress, e ti dice di dargli tutte le 5 stelle se è possibile. E se ci mettete anche le scritte in inglese è ben gradito. Anzi, io sono un po'
Io l'inglese proprio poco e niente, le tue recensioni non te le scrivo, però ti do tutte 5 stelle. E niente, il pezzo dove sono più felice è questa maglia qui, che non vedo l'ora di indossare per Halloween e faremo una bella live insieme. Non so neanche quando capita, quest'anno verrà di domenica, perciò ci faremo una bella live in tema Halloween. Poi vabbè, vi farei pure un filmato dove decoro casa, ma ho poco e niente, ma comunque un mini video al limite ci sta. Allora io adesso vi ringrazio, vi bacio, vi ringrazio di avermi seguito in questo haul Shein e qualche cosina di AliExpress, e ci vediamo alla prossima volta. Ciao ciao.